Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie. Andiamo a vincere! Chi l'ha detto? Hai ragione allora, andiamo a vincere, andiamo a vincere. E ecco la star, il segretario nazionale Gianfranco Amato, che ama il digresso di Orvalo. Siamo o non siamo popolo allora? Siamo o non siamo popolo? No, vabbè, non mettere. Con l'esageria. Sì, sì. Ragazzi, io dirò veramente un minuto, poi mi dedicherò a cercare di far uscire bene anche questa straordinaria giornata. Noi, c'ha ragione Paola Zerman, dov'è Paola Zerman? Eccola là. L'ho preso troppo piccolo il teatro. Ma questo è tutto pieno, è tutto... Grazie alla galleria, grazie! Questo è un teatro storico della capitale, lo sapete. Questo è un teatro che dal 1800 rappresenta la culla del movimentismo, delle novità, della politica. Tu non puoi stare due ore con sta cosa così, c'è un'età, c'hai, abbassa. Quello che è evidente, è davvero evidente, è che la mobilitazione è straordinaria, perché lo dicevano i giornalisti accogliendomi, non se l'aspettavano. È esattamente come il Family Day: hanno provato a oscurarci per un mese, poi si sono accorti che c'è un popolo. E questo alla fine lo dovranno raccontare, perché noi siamo quelli lì. Mi pare che qualche amico c'aveva pure uno striscione che mi sa che, diciamo, dai tempi del gennaio 2016 abbiamo prima scritto, poi dopo averlo scritto l'abbiamo conservato. 5 metri di striscione, perché glielo abbiamo promesso il 30 gennaio 2016, glielo diciamo nelle urne il 4 marzo, Renzi ci ricorderemo. Noi siamo il movimento politico che manderà il centro-sinistra, che ha generato le leggi contro la vita e contro la famiglia dell'ultima legislatura, all'opposizione, perché al governo ci saremo noi. E chi ha letto i giornali di oggi, ha letto chiaro qual è lo schema: centrodestra e centrosinistra insieme al governo, con l'opzione, leggete pagina 11 del Corriere della Sera, di avere ministro della giustizia Giulia Bongiorno, una nemica del Family Day, e presidente del consiglio delle larghe intese centrodestra centrosinistra Emma Bonino. Poiché questo è anche il luogo dove si combatte la battaglia nel collegio senatoriale tra il popolo e la famiglia Emma Bonino, saremo noi a sconfiggere questo disegno. Sarà il popolo della famiglia. Sarà il popolo della famiglia. A noi le larghe intese non piacciono, noi le larghe intese le consideriamo da 7 anni l'errore più grave che si possa fare in politica, perché non si riesce a governare le emergenze reali del paese, ma si vanno a fare le leggi dei cosiddetti diritti civili, che sono in realtà solo diritti incivili, che portano il paese dietro al passato, non al futuro. Perché il futuro di questo paese è nella radice di questo paese, è in quel crocifisso che abbiamo nelle aule scolastiche, nelle aule degli ospedali, nelle aule dei tribunali,
e noi non ci vergogneremo mai di difendere, perché rappresenta il punto più alto della laicità del nostro Stato, perché è la radice profonda di un popolo. E contro i progetti di sradicare un popolo noi saremo lì presenti a presidio della radice. Il dato che chiude immediatamente questo mio intervento, e veramente vi ringrazio, la partecipazione è oltre ogni aspettativa. Noi pensavamo, Gianfranco mi diceva, oh, ma ci abbiamo da fare i collegi, siamo lì, dobbiamo fare i gazebo ovunque. In effetti in questo momento in ognuno dei 97 collegi in cui è diviso il paese ci sono le presenze territoriali del popolo e della famiglia, ma evidentemente la passione è tanta e io non posso che ringraziarvi di tutto questo. Prima di dare la parola al segretario politico per la relazione politica, ogni assemblea nazionale ha sempre la relazione politica del segretario, volevo però invitarvi davvero ad accogliere con un applauso che è più di un applauso, è un ringraziamento filiale e deferente, uno dei 200 sacerdoti religiosi e religiose che hanno firmato un appello al discernimento a favore del popolo, della famiglia. In rappresentanza di tutti loro, Don Salvatore Vitiello, teologo. Lascio la parola a Don Salvatore, la presidenza al nostro enorme Nicola Di Matteo, ringraziatelo per la fatica organizzativa straordinaria, straordinaria. Nicola, 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 e poi parlerà il nostro segretario nazionale. Vi lascio sul banco anche perché ho fatto un casino con l'acqua, quindi vado a capire che cosa deve succedere ancora. È l'acqua, non è il vino, ragazzi. Grazie Mario, grazie Gianfranco, grazie Nicola della attenzione che avete voluto riservare alla presenza. Quando un popolo chiede ai suoi pastori di essere ascoltato, guardato, ricevuto, preso in considerazione, è preciso dovere dei pastori ascoltare la voce del popolo. E quando, lo sapevamo, no? Sono apparsi i nomi dei firmatari, poi per diverse ore il mio cognome mi ha obbligato ad essere l'ultimo della lista e ovviamente era più evidente il nome. Sapevo che sarebbero arrivate da lì a poco tante telefonate, ovviamente, no? Come arrivano sempre in queste circostanze. E a tutti quelli che hanno telefonato ho dato sempre la stessa risposta. Ho risposto, ma caro confratello, oppure eccellenza, perché evidentemente, no? Caro confratello, ma è il nostro popolo, è la nostra gente, sono le nostre famiglie, le nostre catechiste, i nostri volontari, quelli della San Vincenzo, è la nostra gente, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa. Ma noi siamo per tutti, noi non dobbiamo essere divisivi. La verità non divide mai. La verità non divide mai, e la verità, e questo l'ho imparato studiando e insegnando teologia e lo sviluppo del dogma, la verità ha una sua forza intrinseca che cammina sulle sue gambe. Noi dobbiamo dare solo voce e gambe alla verità, voce e gambe alla verità.
diceva il grande, l'indimenticato San Giovanni Paolo II, che una fede che non diventi cultura non è una fede matura, non è una fede degna di questo nome. E come ho detto nell'intervista rilasciata il giorno dopo l'appello a chiusura delle riflessioni offerte, nella indimenticata omelia che l'allora Cardinal Ratzinger pronunciò nella messa pro eligendo romano pontifice, noi crediamo che una fede adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità, ma adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia di Cristo. Questo è un popolo adulto, è un laicato maturo che però non cede ai falsi miti di progresso come, ahimè, tanto altro laicato cosiddetto adulto ha mostrato di cedere. Io penso che l'intero nostro paese dovrà essere grato a quello che è stato fatto in questi mesi, in questi anni, perché innanzitutto semplicemente a livello di informazione è stato sollevato un velo di silenzio e di omertà che nessun altro avrebbe sollevato. Penso al lavoro straordinario di Gianfranco Amato in giro per il paese e anche nei paesi esteri, grazie Gianfranco. E Gianfranco ci dice che nemo profeta in patria, ti accolgono molto meglio le conferenze episcopali all'estero che, vabbè. E poi penso ai due libri, Voglio la mamma e O capiamo o moriamo, che dicono cose chiarissime, incontrovertibili, ma che nessuno avrebbe mai detto se Mario non le avesse scritte, non le avesse dette. Voi, noi, tutti noi insieme siamo la dimostrazione che il Concilio Vaticano II, ad oltre 50 anni della sua celebrazione, è giunto alla sua piena maturità, un laicato maturo e autonomo che opera a livello culturale, sociale e politico, chiedendo a noi pastori formazione, incoraggiamento e, fatemelo dire, preghiera, perché questa è opera dall'alto, non è solo opera nostra. Questo cammino, questo percorso è irreversibile. Se ne facciano una ragione tutti quelli che ci vorrebbero condannare all'insignificanza, perché andrà benissimo il 4, ma qualunque cosa capiti il 4, il 5 mattina si continua insieme, perché questo percorso è irreversibile. Il nostro paese è stato costruito dal cattolicesimo popolare e da Don Sturzo in poi, passando per De Gasperi e per i grandi nomi della nostra storia, noi siamo qui ancora una volta a dire questo. E concludo, perché non voglio tediarvi, sennò poi i preti sono quelli che parlano troppo. Continua. Voi siete giustamente a volte stupiti dalla non accoglienza e dalla fatica che fate nel mondo ecclesiale, nel farvi comprendere. Io posso dirvi questo: come tutti sapete e potete immaginare, il numero di 200 è un numero simbolico. Noi abbiamo raccolto molte, molte più adesioni, nell'ordine di centinaia e non di qualcuna, ma è stato deciso di fermarci a quei 200 perché simbolicamente era sufficiente. Esistono
fiumi carsici che nessuno vede, ma che il 4 marzo si vedranno. Fiumi carsici! E non sono fiumi carsici di una carboneria che deve nascondersi per paura, sono i fiumi carsici della verità, della bellezza, della giustizia, di tutto ciò di cui il nostro popolo sano è tessuto, sono i fiumi carsici di una fede che diventa ancora una volta servizio civile per l'intera nazione, perché qui stiamo servendo il paese, non stiamo difendendo gli interessi di parte di nessuno. Che alcune cose, che alcune verità fondamentali contenute nel catechismo della Chiesa Cattolica, ma che hanno la loro radice nella ragione umana, siano difese dal clero è quasi scontato, anche se sappiamo che esistono degli eresiarchi che anche su quello hanno seri problemi con la dottrina cattolica. Ma che quei principi siano difesi da voi laici, formati e coraggiosi, questo è davvero il frutto maturo di quello che il Concilio chiama un laicato fedele e responsabile, che porta la responsabilità di ciò in cui crede. Noi sappiamo, che esiste il regno di Dio non solo nell'escaton, come credono i nostri fratelli protestanti, i pentecostali, ma esiste il regno di Dio nel demonio. Esiste il regno di Dio nel presente. Noi non siamo prigionieri di una memoria del passato, anche se coltiviamo la memoria, non siamo proiettati in un futuro che ancora non c'è, anche se guardiamo il futuro con grande speranza, ma tra memoria e attesa noi viviamo il mistero della presenza. Noi siamo cattolici e crediamo nella presenza. La presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche, che è un pezzo di mondo cambiato, e attraverso la presenza di Cristo nella Chiesa, la presenza di Cristo nel mondo e la nostra presenza, perché noi siamo il corpo di Cristo risorto, la nostra presenza in tutte le situazioni storiche e sociali in cui siamo chiamati a portare una parola di verità, una parola autentica. Uno dei miei padri, uno dei nostri padri, possiamo dirlo, Monsignor Luigi Giussani, così facciamo anche il nome, E su questo intendo dire, specificare, che nessuno, me l'ha insegnato Monsignor Giussani, nessuno può dire io sono tuo padre, ma solo il figlio può dire tu sei mio padre, e quindi noi da figli possiamo dire tu sei mio padre al di là e oltre le scelte che vengono fatte da altri fratelli, perché i figli riconoscono il padre. Afferma Don Giussani in uno dei documenti più importanti, il Direttorio della Vita dei Memores Domini, non si può cambiare il mondo se non attraverso la costruzione di un pezzo di mondo già cambiato. Non si può cambiare il mondo se non attraverso la costruzione di un pezzo di mondo già cambiato. Questo popolo è un pezzo di mondo già cambiato.
per evitare Mario, per evitare Gianfranco di diventare ministro per i rapporti col Parlamento, perché sarebbe molto interessante, dico solo una cosa, e la dico con la responsabilità grave che questa cosa porta. L'impressione è che questo popolo oggi non faccia bene solo al paese, e lo vedremo in tutto ciò che c'è davanti a noi nel contributo di verità che possiamo portare, ma misteriosamente, perché il Signore è veramente un fantasista, come sempre Mario ripete, questo popolo e questa esperienza di giudizio chiaro fa bene anche alla Chiesa italiana. Grazie, grazie. Come dice sempre Papa Francesco, lo ripetiamo con devota riverenza di figli, noi facciamo di tutto per sostenervi in tutti i modi, soprattutto con la preghiera, ma anche voi non dimenticate, perché è durissima, non dimenticate di pregare per noi. Grazie. Questa è la bellezza del popolo della famiglia, questa è la bellezza di questa sala, questo è quanto c'era di bello ai due Family Day. Voi, io voglio dire un grazie a tutti voi per quello che è stato fatto, quello che avete fatto da Bolzano a Noto, ed è qualcosa che tocca molto. Voglio dire veramente grazie a ognuno di voi, voglio dire grazie, perché in una famiglia questo si fa, si scende in campo, ci si ama, ci si abbraccia, ci si va avanti con le varie difficoltà, ma tutto questo è un popolo in cammino, è un popolo che nessuno, come qualcuno dice, ci potrà togliere. Chi è Family Day? Siamo noi qui, amici miei, siamo qui, iniziamo a ripartire qui, da questa sala, perché luci dei Family Day sono qui, sono questi tre scolari che hanno avuto il coraggio di lasciare la vecchia politica e salire qui, ripartire da zero. Questo striscione, chi l'aveva fatto mettere? Qualcuno che sapeva come andavano le cose, che purtroppo sono andate male, amici cari, per noi. E siamo qui perché noi non vogliamo dare ai nostri figli, alle nostre famiglie, alle nostre donne una politica distruttiva, una politica vecchia, una politica dannosa per le nostre famiglie, ma noi vogliamo ripartire con voi tutti insieme per far ripartire quest'Italia, far ripartire tutti quanti da qui, da questa sala, con giorno memoriale, perché il 5 marzo, dalla stessa sorpresa che ci siamo visti al Circo Massimo, dove c'erano quasi 1 milione di persone, di bambini, di famiglie, di mamme, di papà, che stavano lì a gridare una sola cosa: democrazia. Che non è accaduta, amici, perché nonostante quelle persone che stavano lì, qualcuno ci ha detto, l'amico Renzi, che contano i numeri in Parlamento. E allora, caro Renzi, noi ci ricorderemo di te, e i numeri ce l'avremo il 5 marzo, sarà un popolo che avrà fatto e superato il 3%, amici cari. Allora, forza, insieme ripartiamo da qui, perché c'è una partenza, non c'è più un qualcosa di tiepido. Avete sentito, oggi saranno delle manifestazioni, amici cari, a Roma, ma non sono belle come queste, e forse alcune pure pagate, lasciatemelo dire. Noi qui siamo venuti spontaneamente da tutta Italia a vivere questo, a vivere questa bellezza. Ci sono bambini in sala, ci sono mamme incinte, ci sono tutti, c'è la bellezza della famiglia, e sono in questa sala a Roma e non nessun'altra. E qualcuno ha lasciato quel popolo, andando con i vecchi partiti, e noi diciamo non l'accettiamo. Noi dobbiamo ripartire dalla nuova politica, la vera alternativa è solo una oggi in Italia, il popolo della famiglia, che è quello del Circo Massimo di San Giovanni. Non lasciamoci diventare questo, va bene. Allora io adesso
Do la parola qui al nostro grande segretario, al nostro generale Gianfranco Amato, che accogliamo un grande applauso. Abbiamo deciso di sottrarre una parte del preziosissimo tempo di questa campagna elettorale per trovarci qui, a Roma, in questo splendido teatro. Perché lo abbiamo fatto? Semplicemente per dare un messaggio molto chiaro a tutto il mondo. Noi ci siamo! Noi ci siamo! Nonostante la censura del potere, il silenzio dei media, l'odiosa artiglieria pesante del fuoco amico, l'ironia razzista dei santarellini post-ideologizzati di Sky, noi ci siamo, a un passo al cielo ci siamo. Guardate, l'esperienza di questi meravigliosi e indimenticabili giorni mi ha mostrato come ciascuno di voi, ciascuno di coloro che partecipano, vivono questa esaltante esperienza, abbia la consapevolezza di scrivere la storia. Noi stiamo scrivendo la storia. A Chioggia, qualche sera fa, io avevo mostrato una slide nel Circo Massimo, piena di volti, e alla fine della conferenza viene una donna, aveva avuto 60 anni, commossa, con gli occhi lucidi, si era riconosciuta in uno di quei volti e mi ha detto: io c'ero, e aggiunge: grazie, grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per non aver fatto morire quel momento magico del Circo Massimo, grazie per aver dato una speranza a tutte quelle famiglie, grazie perché ancora una volta, dopo il Circo Massimo, con il popolo della famiglia, un giorno potrò ancora dire: io c'ero! Per questo ho concluso, io il 4 marzo finalmente andrò a votare con il cuore pieno di gioia e il sorriso sulle labbra. Noi stiamo dando una speranza a milioni di italiani che per la prima volta finalmente possono andare a votare con il cuore pieno di gioia e il sorriso sulla labbra. Portiamo sul vaso e metti la bocca per non vomitare. E stiamo liberando migliaia di italiani dal gioco infernale e perverso del cosiddetto voto utile. Guardate, voi sì, avete l'idea della fatica che stiamo facendo, non l'avete, però a volte è ripagata. Ieri mattina alle 7:21, mentre all'aeroporto di Trieste aspettavo l'aereo che mi avrebbe portato a Palermo, no, giusto per dire una cosetta così, collabora 120 e le montagne russe, la gente che urlava nell'aereo, ho detto: ma dove sono finito? No? Beh, ricevo un sms da un amico di comunione di brigazione, importante, che purtroppo era caduto nel gioco della logica del voto utile. Mi scrive questo: caro Gianfranco, desidero rinnovarti la mia stima per l'impegno che stai portando avanti. Quando ho saputo della nuova sfida in politica, ho temuto il sacrificio sull'altare delle triste logiche di coalizione. Ma ieri sera però, trovandoci con mia moglie casualmente a vedere in TV Adinolfi, a un certo punto ci siamo guardati negli occhi e abbiamo esclamato: ma da quanto tempo non sentiamo parlare così? Da quanto tempo aspettavamo qualcuno?
fatemi finire l'SMS. Da quanto tempo aspettavamo qualcuno che non si vergogna di ciò che è evidente di un'evidenza chestertoniana? Di qui al voto lavorerò su questa evidenza, unito a voi nella preghiera e nella causa, e quando ti sarà possibile vorrei che mi facessi conoscere Mario. Un abbraccio e buona battaglia a tutti. Approfitto di questa platea per indirizzare a lui, ma a lui, tramite lui, a tutti quelli che finalmente aprono gli occhi e digli grazie Andrea. Signori, che voi foste davvero consci della grandezza del progetto che ci è stato affidato. Guardate, è un progetto talmente grande da richiedere un tempo che supera quello delle nostre singole esistenze. I nostri occhi quasi certamente non vedranno la costruzione finale, ma si limiteranno a contemplare le fondamenta. Vedete, noi ci sentiamo orgogliosamente eredi di quel popolo che ha costruito le cattedrali, di quella meravigliosa stagione della storia umana che si chiama Medioevo! Tanto bistrattato da quella genia ignorante rozza di radical chic che hanno osato definire oscuro. Ma quale oscurità, ma quale oscurità, santarellini post-ideologizzati. Voi quella luce ve la sognate? E quella luce è la luce della nostra civiltà e noi la vogliamo riportare per illuminare il buio in cui la cosiddetta modernità ha fatto precipitare l'Occidente. Noi vogliamo tornare ad essere costruttori di cattedrali. Ed è proprio allo slancio ideale di quegli uomini e quelle donne che hanno costruito questa bellezza che noi vogliamo ispirarci per il nostro progetto. Vedete, per realizzare la meravigliosa cattedrale di San Vito a Praga, che sicuramente Mario conosce, ci sono voluti 6 secoli, non 6 anni, non 60 anni, 600 anni. Sapete cosa vuol dire? Che chi ha cominciato con la zappa a scavare giusto per fare spazio a quelle che sarebbero state poi le fondamenta, era consapevole che non avrebbe mai visto forse neanche l'abbozzo dei muri perimetrali, ma l'ha fatto. Questo non l'ha dissuaso a continuare con gioia il suo umile lavoro, perché sapeva di realizzare qualcosa di infinitamente grande che solo i nipoti dei nipoti dei nipoti dei suoi figli forse un giorno avrebbero visto, cominciato a vedere. E questo vale anche per noi, sapete? Voi non avete idea, noi non vedremo la fine. È talmente grande, però, come ripeto ogni sera, qui sta la grande differenza. Quella di cui parlava De Gasperi. E diceva, sapete qual è la differenza fra uno statista e un politicante? Che lo statista pensa al futuro delle generazioni che vengono. Il politicante pensa alle future elezioni. Noi abbiamo una classe cialtrona di politicanti che non sa andare oltre lo spazio temporale del giro di giostra per 5 anni delle elezioni, e abbiamo bisogno invece di statisti. E noi abbiamo il compito di portare voi, veri statisti, in Parlamento, per guidare questo paese, per avere la capacità di guardare oltre. Vedete, tra l'altro, di molte cattedrali, sapete, non si sa neanche chi fossero gli architetti. No, sì, così. E il problema non è personale. Guardate come ci ricorda spesso Mario i simboli dei partiti che si presentano. Ma cosa vedete voi? Berlusconi premier, Salvini presidente, Meloni, Bonini. Pensate, persino un partito più piccolo del nostro, cioè Lorenzin.
ha costruito, che non è un problema nostro, non è un problema personale. Gli architetti, i fondatori di questo progetto non c'entrano, non contano. E tra l'altro noi, Mario Dio, ci accomunano tante cose, ma in questa campagna elettorale due cose, una bella e una brutta, la morte e la vita. Entrambi durante questa campagna elettorale abbiamo perso i padri e abbiamo adesso la vita nascente. Lui direttamente, io che sono un po' più vecchiettino. Fermi! E appunto, vi do una notizia! Sono diventato nonno! A maggio Dio facendo, avrò una nipotina. Oh! Le famiglie sono fatte anche dai nonni, eh? Cioè, che mettiamo un po'. Papà, mamma, figli, sì, ma anche nonni e nipoti. Ricordiamolo. Allora, però vedete, è proprio sintomatico. La morte e la vita nascente è proprio il ciclo eterno dell'umanità. E sapete qual è il mio desiderio più grande? È che un giorno mia nipote possa dire: 50 anni fa, mio nonno, di cui nessuno si ricorda il nome, insieme a un ciccione, hanno fatto un partito che ha salvato il nostro paese dalla bonigna! Solo questo si interessa! Non vogliamo essere ricordati per chi siamo, ma per quello che abbiamo fatto per questo paese! È lì la differenza! È tutta lì! Qui, e mi avvio alla conclusione, se no poi viene l'infarto, perché poi non ho neanche l'età per fare queste cose. Qui sta la differenza, fratelli miei, fra la miseria di un progetto personale e la grandezza di un progetto collettivo. Qui sta la differenza! Qui sta la differenza tra chi è capace di rivolgere lo sguardo verso il futuro e chi invece è ossessionato dall'idea patologica di dover avere un piccolo spazio, un gusto personale, magari riducendosi persino a essere al quarto posto dopo una come Giulia Buongiorno, abortista, divorzista, pro-eutanasia, madrina della legge sull'omofobia, madrina del testamento biologico, madrina della fecondazione artificiale, madrina persino della legge sulle unioni civili. Lei, la nuova icona ideologica della Lega, che dopo aver smarrito il sogno della secessione, ora si ritrova ad essere un partito totalmente avaloriale, senza ideali, principi, valori, una bussola impazzita che gira nel vuoto. Beh, amici, chi ha partecipato al Circo Massimo il 30 gennaio 2016, un partito così non lo può votare! È immorale che lo voti! Una così, la femmina nemica del Family Day, Giulia Buongiorno, non si può votare! Non si può votare! E c'era lo sopparto! Se lo devo ricordare, c'era lo sopparto! Basta, signore. Più o meno. No, perché non vuole sposarsi, non è mai stata né fidanzata. Noi, basta, se no qui muoio. Noi, sentite, noi stiamo combattendo. Vinceremo, perderemo. Siamo nelle mani di Dio. Come disse Enrico V prima della battaglia di Agincourt. Però una cosa è certa, sapete? Qualunque sia
l'esito della battaglia, noi resteremo sempre in piedi con la schiena dritta. E nessuno potrà dirci un giorno: vi siete venduti per un miserrimo piatto di lenticchie, per giunta andate fuori a mangiare i mangiati! Io farò la famiglia! Con un altro amico importante, un amico che comunque ha dato molto a questo popolo e sta dando, che accoglierei con un grande applauso, Fabio Toriero. Vedo la Lorenzin, non vedo Costa, Lupi, Quagliariello, Alfano ci ha pensato da solo a sparire, non vedo la Meloni, come mai non sono qui? È ovvio, noi siamo un popolo di carne, di sangue, di passione, di autenticità, di valori, loro sono il ceto politico, la casta, sono i professionisti della religione, del lavoro, della pancia, sono venditori di tappeti, sono i traditori del Family Day, questa è la verità. Noi, piccola differenza, siamo i figli del Family Day, siamo genitori, padri, madri, preoccupati dell'avvenire dei nostri figli, delle nostre famiglie. Vogliamo trovare un nuovo slogan? Noi siamo l'assemblea costituente delle famiglie. Abbiamo risposto alla carica dei 201 sacerdoti che hanno avuto il coraggio di dire: diamo un segno di novità, di discontinuità e di responsabilità, perché bisogna considerare il popolo della famiglia rispetto a leggi che hanno violato il magistero della Chiesa. Noi raccogliamo le firme per strada, 50.000 quasi frecce da nord a sud della penisola, mentre altri... Per evitare il giudizio popolare prima del 4 marzo si accorpano tra loro, fanno le parentesi quadre e graffe, sali e tabacci, senti e te diverti col popolo della famiglia. Loro hanno le televisioni, i giornali, i media, la cultura, gli intellettuali radical chic. Loro hanno questi giacobini delle redazioni, gli autori, che spingono, che fanno spingere Bruno Vespa a chiedere a Mario, violando la par condicio, se nel scusate, io ne so qualcosa, ho presieduto la commissione del programma, se nel nostro programma c'era il fatto che noi vogliamo sottomettere le donne. Ma vi pare una domanda che si può fare? Avete visto le facce delle tre giornaliste? La faccia delle tre giornaliste, quando Mario parlava a Rai la Tribuna Politica, eh? Odio, morbosità, ma anche qualcosa in un barlume lontano che affiorava delle loro coscienze. Sapete perché? Perché noi diciamo la verità, perché parliamo la loro coscienza, perché il vero bipolarismo non è più tra destra e sinistra, ma tra bene e male, tra falso e vero. Allora il voto utile lo diciamo noi, fuori dal Parlamento, i traditori dell'Italia, della verità e del Family Day.
Votiamo centrodestra per far vincere il centrosinistra o per far vincere Di Maio. Tutti Pinocchio faranno il governo insieme. Renzi, Berlusconi e pure la Bonino si è aggiunta. Ha detto che lei è disposta a fare un governo con Renzi e Berlusconi per impedire i populismi. Vi rendete conto qual è la truffa? È una repubblica fondata sulle fake news. Allora, fratelli, vi è piaciuto lo slogan ad un passo dal cielo? Non mi chiamate più guru, per favore. Cioè, io non sono un guru, sono semplicemente una persona che mette a disposizione di questo meraviglioso popolo i miei talenti. Allora, siamo al guizzo finale. Guardate che i voti ancora si devono conquistare. Proprio è l'ultima settimana, dobbiamo convincere gli indecisi. Quando vi dicono Adinolfi gioca a poker, è brutto e voi rubate i voti, siete l'Isis cattolica, quando ti dicono che non c'è più niente da fare, che siamo divisivi, che ormai il mondo è laicizzato, andate al sodo, ditegli, rispondeteli, basta con questi preamboli, pregiudizi, andate al sodo, per quali partiti votate? Trasformate la domanda con una domanda, no? Famosa tecnica, per quali partiti andate a votare? Andate a votare per Fratelli d'Italia? Beh, la Meloni non conosce neanche l'articolo 29 della Costituzione, altrimenti non avrebbe mai scritto nei cartelli difendiamo la famiglia tradizionale, avrebbe detto difendiamo la famiglia naturale, ignorante, ignorante! Votate Partito Democratico? Partito Democratico? Beh, è la bandiera del laicismo. Votate Salvini? La buongiorno! E allora votate 5 stelle, noi vogliamo un'Italia a 12 stelle, non a 5 stelle. Allora fate la domanda, togliete il preambolo e dite, siete d'accordo che per una società come la nostra ci vogliono dei valori essenziali? Il diritto universale a nascere, il diritto degli anziani, dei malati a non essere soli, il diritto di un figlio ad avere un padre e una madre, sì, se sono d'accordo, l'unica alternativa è il popolo della famiglia e l'altra alternativa, continuate a votare sempre per gli stessi. Mandiamo in Parlamento, questo è il 3%, 20 deputati e 12 senatori, ma vi rendete conto? Una pattuglia nostra, finalmente nostra, che non deve fare i conti con gli altri, credenti con i credenti, non più credenti insieme ad atei, materialisti, separatisti, padani, europeisti, massoni, xenofobi, liberisti, animalisti e vegani, ci stanno pure i vegani. Credenti con i credenti, credenti con i credenti. Finalmente col popolo della famiglia, un grande fronte antropologico, l'abbiamo sempre detto, ma i credenti possono stare con i credenti, non sono più le mosche cocchiere del pensiero unico, non sono più le tazzine di caffè che vengono messe in vetrina, tutte le vogliono ma nessuno le usa, basta con questo imbroglio. E poi io mi immagino la scena, e con questo concludo, mi immagino questa bella scena, arriva Renzi, arriva Berlusconi, se si regge dalla sedia, e arrivano tutti e vengono a chiedere a Gianfranco, a Mario, ci date i voti per il governo? Ci date i voti per il governo? E allora voi rendetevi conto quanto è importante l'ago della bilancia, quanto è importante quel 3% che determina questo schieramento piuttosto che l'altro. E allora la domanda che loro faranno sarà: signori belli, abrogate la Cirinà, il biotestamento, il divorzio breve, bloccherete la liberalizzazione delle droghe, le adozioni gay, i matrimoni egualitari, darete il reddito di maternità, farete il quoziente familiare, renderete impignorabile la prima casa, ridurrete il job tax, direte no allo ius solo, riscurrete l'Europa ricordando la sovranità delle radici cristiane? Se lo faranno avremo fatto la storia, se non lo faranno a casa. Ecco qual è la differenza. Siamo monotematici? Sì, e ce ne vantiamo. Questa è una rivoluzione. Puntare sulla famiglia significa puntare sulla vita, sui valori e sull'economia. Famiglia è nascere, è vita, è futuro. Nazione nasce da
nascita, dan vita. I nuovi italiani, cara Boldrini, caro Renzi, cara Bonino, non li prendiamo all'estero, ognuno ha il diritto di alla sua patria. I figli noi non li compriamo con l'utero in affitto, i figli li facciamo noi, li facciamo noi. I nuovi italiani li facciamo noi, con le nostre madri, con le nostre mogli, con il reddito di maternità. Noi siamo l'unico vero partito nascista. Ci siamo spaventati, eh? Ci siamo spaventati. Partito nascista. Né destra né sinistra. Il mio, il tuo, il nostro popolo è nascista. Ciao. Questa trattativa, Fabio, e qui vengono a chiederci, e sappiamo chi viene, e si ritrovano un generale, un agente delle forze dell'ordine utile e il giocatore di poker che male non fa, diciamo. Adesso diamo la parola a un amico che viene dal Meridione, un altro amico, ma qui comunque ci sono fratelli, non amici. Raffaella Tinolfi, grazie. Oh. Ciao a tutti. Una comunicazione di servizio, siccome quando è venuto Mario a Salerno qualche giorno fa, nell'enfasi della conferenza elettorale, abbiamo lasciato il mio cappotto per strada, per piacere dopo ricordamelo, altrimenti perdo anche il giubbino. Grazie a tutti, essere qui è sempre una festa di famiglia. Poi parlare dopo Gianfranco, Nicola, dopo Fabio, se, è difficilissimo. Io però vi voglio dare una notizia triste, ed è veramente triste. La campagna elettorale inizia domani, perché guardate che la campagna elettorale, ognuno ha i suoi talenti, un po' di esperienza politica ce l'ho, la campagna elettorale si fa negli ultimi 3-4 giorni. Questo è il momento in cui bisogna raccogliere quello che si è seminato nei mesi. Se Mario è andato a Rai 2 e persone si sono avvicinate a noi, li dobbiamo stringere, li dobbiamo richiamare, segniamoci tutti i nomi delle persone che contattiamo, perché i voti non si fanno, l'ho detto mille volte su Facebook, ma si fanno per strada e si fanno con le persone. Telefoniamoli tutti, facciamogli avere il materiale, spieghiamo come si vota, perché c'è uno spot televisivo terribile per cui le persone sono confuse. E per noi è semplicissimo, croce sul simbolo, perché tanto noi lo sappiamo, in Parlamento non ci sarà Maria Tinolfi, Nicola Di Matteo, Gianfranco Amato, Raffaella Tinolfi, Emanuele, no, ci sarà il simbolo, ci sarà il popolo della famiglia, una pattuglia che potrà inceppare il meccanismo. Siccome io, ma lascio subito perché i tempi sono contingentati, siccome volevo solo ringraziare padre Lorenzo, che non so se è un firmatario tra i 200, però ieri è stato a Salerno con noi, il Granellino, padre Lorenzo del Granellino ci dà sempre una mano in supporto, e quindi mi sembrava doveroso ringraziarlo a nome di mio, ma di tutti gli amici napoletani e di tutti quelli che leggono il Granellino, perché ci è vicino. E il Granellino lo facciamo diventare il sasso che inceppa l'ingranaggio, quindi il meccanismo, c'è una soluzione di continuità. Detto questo, vi dico di andare casa per casa, portare i bigliettini, portare i facsimili, perché i facsimili, spiegare come si vota e non tralasciare nulla. E un'altra cosa, chiediamo il voto a tutti, a prescindere da quello che pensano, perché tantissime persone non vengono avvicinate. Se uno gli va a chiedere il voto, quella persona può votare, magari anche se non condivide troppo il modello, non sa bene che cosa siamo, chi siamo, noi lo sappiamo bene,
ma a volte chiedere il voto a tutti. Oggi quando siamo venuti sulla metropolitana mi hanno visto, ma si pazza, perché io mettevo i talloncini su tutte le sedie della metropolitana. Piccola cosa, ma si fa così, non si deve tralasciare nulla, e negli ultimi giorni sono quelli determinanti. Dove si orientano in questa manifestazione così piena, poi quello striscione ci fa, Renzi ci ricorderemo, ci fa proprio vibrare, sono momenti determinanti, ci dobbiamo caricare, ma l'ultima settimana è determinante e gli ultimi due giorni, silenzio elettorale pubblico, ma messaggini, telefonate alle persone si possono fare fino all'ultimo, fino al momento del voto. Grazie. Adesso saliamo su, invitiamo un altro fratello che comunque sta lavorando tutto il territorio su e giù, una persona che sta dando tanto al popolo, famiglia, come tutti quanti noi d'altronde. Mirko De Carli, grazie. Grazie. Noi siamo sempre in lotta, sì o no? Sì! Sì. Grazie ragazzi, grazie a Mario, Gianfranco e Nicola, a Fabio, a Raffaele, a tutti voi. Venendo qua mi ha accompagnato, ero distrutto ieri sera, qualcuno ha visto, ero su a Brescia a fare l'ennesima conferenza e non avevo quasi più forze per arrivare giù qui a Roma ad abbracciarvi. E avevo una lettera con me, la lettera che mi hanno lasciato gli amici del circolo di Villanova sul Clisi. Filippo Martini, vicepresidente dei giuristi per la vita, fa: mi fai conoscere dei comuni che pensavo non esistessero in giro per l'Italia ieri sera. E ho detto, mi sono portato quella lettera perché mi ha dato le forze. C'era un ringraziamento per quello che stavamo facendo, che non era scontato o banale, ma era un ringraziamento che veniva dal cuore. Ed era quel ringraziamento che ho fatto quando con Mario mi sono conosciuto tanti anni fa e ho detto: finalmente ho trovato casa. E questa casa oggi ha un nome, si chiama Popolo della Famiglia. Siamo a casa, amici, siamo a casa finalmente, non ci dobbiamo vergognare di dire quello in cui crediamo. Citava prima Don Salvatore, Don Luigi Giussani, quando incontrava le platee così vaste come quelle di oggi, quel grande sacerdote amava dire: perché i giovani sono attratti da un sacerdote vecchio, grinzoso, che parla con la voce roca? E lui rispondeva: perché noi crediamo in quello che diciamo. Ed è questa la differenza antropologica tra noi e loro. Noi crediamo in quello che diciamo. Ma a differenza degli altri, avete visto i programmi, li avete letti, qui abbiamo un maestro di comunicazione di programmi come Fabio, che ci ha fatto fare il salto di qualità rispetto agli altri. Gli altri lanciano slogan, lanciano proposte non fattibili. Avete sentito Berlusconi che ha detto l'altra mattina 1.000 euro alle mamme? Poi si è scoperto che erano le mamme in pensione, perché c'ha la fissa per i 1.000 euro alle pensionate, dal 94 che gli vuole dare sto milione o sti 1.000 euro ai pensionati, c'ha la fissa come i piani Marshall, non ne ha fatto ancora uno, ma è dal 94 che ha la fissa col piano Marshall. Noi non vogliamo il voto di scambio, amici, questo è un voto di scambio, è baratto. Ti do 1.000 euro e tu mi dai il voto. Vi ricordate Renzi come ha preso il 40%? Ti do gli 80 euro e ti prendo il voto, ma noi ce lo ricordiamo! Che quella lì era moneta falsa, era quella del Monopoli, non era vera, come i 1.000 euro che Berlusconi vuole dare. Noi vogliamo fare una cosa diversa, dare 1.000 euro alle mamme e alle giovani donne che scelgono di mettere al loro primo posto nella scala valoriale la maternità e la famiglia, anziché il successo e la carriera. E sono orgoglioso di dire che qualche donna, qualche migliaia di donne, se andremo al governo di questo paese, potrà dire che prende 1.000 euro per fare la mamma e non prende 700 euro da Farinetti alla fabbrica italiana contadina mentendo al colloquio di lavoro, perché altrimenti non sarebbe assunta. Voglio avere questo orgoglio, diceva prima Fabio, ci chiameranno alle consultazioni. Io lo dico in giro per l'Italia, abbiamo tanta voglia di dire dei no. È una parola che ci uscirà dalla bocca, dire dei gran no. Perché?
perché ci troviamo in una situazione, amici, in cui oggi il Parlamento non conta più. Oggi decidono da fuori, i leader politici a volte manco si sono candidati. L'ultima legislatura ha visto i tre leader politici che non erano neanche in Parlamento. Vogliamo far sì che il Parlamento ritorni determinante e noi vogliamo essere in Parlamento per essere determinanti prima di tutto noi. È arrivato il momento, amici, l'abbiamo detto, diceva sempre prima Don Salvatore, una fede che non si diventa cultura è una fede sterile, che non genera. Ma voglio dire una cosa ancora più grande, una fede che non si mischia con la realtà non è fede e noi dobbiamo avere il coraggio anche di mischiarla con la politica. Dato che faccio sempre la parte di quello cattivo, spesso e volentieri, e non giro con i capelli pettinati, gli occhialini messi a posto, altro, con l'autobus o cose varie, ok? Voglio dire che quando fai i discorsi spiegando la dottrina sociale della Chiesa, o quella roba lì la vivi e la porti da fino a che ti svegli la mattina, fino a che ti addormenti, anche in politica, oppure, amico mio, racconti una palla, perché su quella cosa lì non ci stai dando la vita e si vede negli occhi che non ce la dai. Concludo, amici, dicendo una cosa. Abbiamo l'ultima settimana, i voti si prendono adesso. I miei romagnoli che hanno una tempra forte adesso mi prendono, mi prelevano per andare a Cesena, e Mario lo sa, il salone del capitano, che l'abbiamo riempito anche con lui, ad andare a fare l'ennesimo incontro voce permettendo. E poi domani si arriva nelle Marche e si ritorna in giro. I voti, amici, si prendono palmo a palmo. Guardatele negli occhi le persone. Convincetele col vostro sguardo e fategli capire, come dicevo ieri sera a Brescia a qualche mandatario di un certo comitato, che noi non abbiamo paura di testimoniare nella vita pubblica quello in cui crediamo, perché noi siamo convinti che o ce la fa il popolo della famiglia o non ce la farà nessuno. E allora tocca a noi, amici, andate, andate con coraggio e testimoniate che siamo la vera alternativa valoriale a un sistema completamente avaloriale. Buona campagna elettorale e sempre in lotta! Io volevo lasciarvi questo messaggio, che è un messaggio che a me ha colpito molto. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Sapete chi è questo? San Francesco d'Assisi! Amici, ripartiamo da questo, iniziamo da qui, iniziamo a fare il possibile, ma noi sappiamo e siamo certi che questo movimento consacrato a Maria farà l'impossibile, il 3% lo prenderemo e andremo avanti lottando a dire sempre quel no e non vendendoci ancora una volta la nostra famiglia, i nostri figli, le nostre donne, e facciamo ripartire questo paese da prima la famiglia. Questo è importante, amici cari, perché questo segnale possa far sì che, come diceva prima Mirko, noi possiamo andare a trovare le persone, parlare al cuore di ognuno di loro e dire: la vera alternativa oggi ce l'hai, non devi più durarti il naso, ma devi dire c'è, ed è proprio la famiglia. Con questa forza, con questo sorriso, io vi dico grazie e con forza viva il popolo della famiglia. E adesso concludiamo questa assemblea, questa festa, perché qui c'è una festa, qui c'è la bellezza di ognuno di noi. Con veramente un forte applauso accogliamo il nostro grande presidente Mario Di Rolfi. Grazie Mario! Grazie davvero a tutti voi. Buono, serve. Come fatto? Vi ringrazio molto. Vi devo mandare via perché Roma è sotto assedio. Lo sapete che oggi c'è l'annuncio di chissà che cosa, insomma. Questo è un altro elemento di cui ci sentiamo orgogliosi. Ci siamo caratterizzati in una campagna elettorale che è stata comunque molto infuocata
per uno stile, una capacità, una serietà, vorrei dire una mitezza cristiana di cui vi ringrazio davvero. Non una parola a fuori posto è uscita nella nostra campagna elettorale, una campagna elettorale in cui mettono le bombe chiodate contro i poliziotti, la solidarietà alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alle forze dell'ordine tutte, che diciamolo, Gianfranco lo sa meglio di tutti, hanno tutelato in questi anni la nostra libertà di parola, perché questa è stata la verità, senza le forze dell'ordine non avremmo potuto parlare. Ero alla Galleria d'Arte Moderna con Don Salvatore qualche giorno fa e lui mi avvertiva, guarda che ci stanno quattro blindati, ho detto vabbè, saranno venuti arrestati, Don Salvatore ha fatto qualcosa. No, erano lì per bloccare le eventuali solite contestazioni. Oggi è una giornata così, a Palermo, a Milano, a Roma ci sono focolai e rischi di scontri pesanti, noi vogliamo rasserenare questo clima facendo proposta politica, il Popolo della Famiglia si è riunito in Assemblea Nazionale, questa è formalmente la nostra Assemblea Nazionale, per ribadire e ottenere da voi anche un mandato che avete già, diciamo, estrinsecato nell'applauso che avete fatto a Fabio Torriero. Qualora eletti, evidentemente, noi andremo a trattare con una posizione chiara, chiara. Il Popolo della Famiglia nasce per rompere definitivamente la stagione delle larghe intese che domina l'Italia di fatto dal 2011, nasce per mandare il centro-sinistra all'opposizione, nasce per far costruire, se possibile, una coalizione di governo pro family e pro life, in cui la garanzia è nel chiodo piantato nella coda del serpente, copyright Gianfranco Amato, non me lo rubo, che è, occhio che casca questo davvero Gianfranco, eh? Abbiamo, ci hanno azzoppato un'altra volta al tavolo, stava tanto bene, stava, ma perché dovete fare? Era tanto comodo. L'incidente finale goffo sarebbe carino per le telecamere, sarebbe un modo di fare comunicazione, insomma. Se mi segate una gamba della sedia, il ciccione che casca è meraviglioso. Allora, grazie va a tutti, ragazzi. Sappiamo noi che fatica abbiamo fatto. Io quando vedo Max Amato qua che si è fatto la Lombardia con 11 province, non so quanti collegi, volete telefonate per turno, grazie Max. Quando vedo Giovanna Arminio che si sbatte dall'Alto Adige alla Sicilia passando per la Calabria, la nostra prima eletta, ricordiamoci. Voglio dare un ringraziamento particolare al popolo sardo, qui rappresentato dalle donne, Alessandra Carbognin, Rossana Manfronti che è candidata al Senato del Rimea, e grande Alberto Arnes che è rimasto a presidiare il territorio. Come faccio a non ringraziare i veneti? Filippo Grigolini, un saluto a Filippo colpito da influenza oggi, con 39 di febbre, ma ampiamente rappresentato da Antonio Zerma, c'è da qualche parte Antonio. Poi c'è pure Paola, che però ci siamo fregati noi a Roma, quindi la contiamo nella quota romana. Grazie ai toscani, grazie ai liguri, ragazzi, venite dalla Liguria, delle piane, dove sei? Da lontano, lontano. Nino Iraci, che viene dalla diocesi di Imperia, dove Gianfranco, abbiamo incontrato un vescovo che ha detto forza Popolo della Famiglia, siete voi il futuro possibile. Non ha avuto vergogna di firmare le nostre liste davanti ai fotografi e ai giornalisti. Un ringraziamento che dobbiamo veramente estendere agli amici calabresi, Angela Ciconte e tutto il gruppo della Calabria, il gruppo dei pugliesi, Enzo Fortunato, Nicola, con Gianfranco a fare la capolista, la Puglia so che c'è Mirko, ci sono tutti, c'è l'Abruzzo con Federica Lupi. C'è il mitico Piemonte, dove sono i piemontesi? Oggi ci hanno rimproverato a un certo punto sul mitologico blog del povero Francesco Agnoli, che ogni giorno deve inventarsi una cosa. Oggi ci hanno rimproverato perché non eravamo al bus della libertà che passava a Torino.
Spieghiamo a Francesco e a tutti che la priorità per un movimento in campagna elettorale è stare all'Assemblea Nazionale del Movimento, come ovvio. Quindi grazie ai piemontesi che si sono fatti questa traversata, che è lunga da Torino, è lunga, ma allo stesso tempo solidarietà agli amici del Bus della Libertà che hanno avuto una contestazione da parte dell'amministrazione di Torino, che noi combattiamo come loro. Ci avrebbe fatto piacere, vero Mirko, che quando è arrivata in Emilia Romagna uno striscione che scriveva "Ad Inolfi fascista tu muori" nel comizio che facevamo insieme al vicepresidente dei giuristi per la vita, mio caro amico Filippo, fosse arrivata anche lì una parola di solidarietà. Noi comunque, a tutti quelli del Movimento Low Life che sono messi sotto attacco, posso scontare sul fatto che qualsiasi sia la loro posizione politica, saremo sempre noi lì a difenderli, a prescindere. Tranquillizzate Francesco Lanni. Grazie a Napoli, la meravigliosa Napoli, dei primi in classifica, mannaggia loro. Oltre ai primi in classifica c'è una sindrome di Stoccolma, io domani vado a Napoli, cioè deve esserci qualcosa che mi costringe da andare là. I meravigliosi friulani, Gordenos, il vice sindaco Lanfranco Riccetto, tutto il gruppo del Friuli che ha dato dimostrazione, il gruppo di Trentini, quella famosa giornalista un po' che aveva quel topolino che gli girava nel vestito, glielo devo proprio, ha detto "Ah, ma Silvia è candidata a Merano", si sono lamentati di questo. Ha detto "Guarda, se guardate bene trovate pure mia mamma che sta qui", che ha fatto la supplente in mezzo Italia. Perché i bambini sono fatti, quando nascono dalla famiglia, anche da questo. Ovviamente tutti sanno, no Giovanna, che non credo che Silvia farà la deputata di Merano, ecco, diciamo, c'è una scarsa probabilità, era un aiuto da dare, abbiamo dato tutti l'aiuto, candidando anche persone prossime, come ovvio. Vedete, quella conferenza stampa è stata abbastanza impressionante. Ovviamente ho salutato tutti tranne i marchigiani, no? Che ci stanno. Marchigiani e umbri. No, la Sicilia non conta perché la Sicilia serve una marea e c'è Nicola qua. Quindi la Sicilia con Giovanni e Nicola abbiamo risolta tutta, insomma, eh? La Toscana l'ho salutata insieme alla Liguria, era un asset figuro toscano. La più anziana è l'86enne nonna, eccola lì! Comunque, veramente, io sono pronto per candidare alla Presidenza della Repubblica, tanto il settennato facciamo tutto pieno, pure per la rielezione. Quindi. Allora, dicevo, l'altra sera ho finito, ti ho dimenticato di fondamentale. Toscani l'ho salutato. Al PDF Roma non lo posso ringraziare, PDF Roma lo ringraziate voi, perché ha fatto un lavoro enorme, grazie Danilo, grazie Vito Pianicelli, grazie a tutti gli amici del PDF Roma del Lazio. Lunga l'ho collegata ai marchigiani, perché lì siamo scambiati Giovanni Mazzotta, Claudio Iacono, sono tutti fatti insomma un gemellaggio. La Lombardia è Max Amato, ragazzi, mica mi fate fare tutte le province, dai. Ci facciamo per ringraziati, va bene? La? La Romagna mi poteva già fare, vabbè, basta, allora dichiaro chiusa la questione geografica. Entro un attimo nella questione politica. Perché avete visto questa conferenza stampa che in qualche modo ha scosso mediaticamente, perché qualcuno finalmente si è accorto che esiste il popolo e la famiglia e che ha un programma, ha delle cose da dire e che puoi schierare il plotone d'esecuzione, ma devono sempre ricordarsi, è una citazione che regalo a Danilo Leonardi per tutto il lavoro che ha fatto oggi, che lui la capirà, altri andranno a cercarla su YouTube, che puoi metterne pure tre nel prodotto d'esecuzione, 9 o 27, ma al Cavaliere Nero non gli fa niente, diciamo, va bene? Al Cavaliere Nero. Quello
che mi ha impressionato seriamente, fuori di battuta, è stato il passaggio del momento in cui abbiamo parlato di reddito di maternità. Non so se avete visto, no? Quando abbiamo parlato di reddito di maternità, una delle giornaliste, che tra l'altro non era neanche la più oltranzista della verità, era una, semplicemente una che veramente si vede che vive su un altro pianeta, ha osato dire: sì, ma voi fondamentalmente volete dare l'argent de poche alle donne perché siete retrogradi, la solita storia, no? Ho dovuto ricordare alla giornalista, che credo si sia un po' vergognata, perché un po' si è vergognata, che dare 1.000 euro al mese alle donne di questo paese, alle mamme di questo paese, significa costruire una rivoluzione di libertà, perché le donne in questo paese faticano per infinitamente meno e davvero li sottomesse in condizioni di bisogno per far crescere le famiglie, quando invece una mamma e una moglie non è una donna di serie B. Caro popolo italiano, lo sentite? Lo sentite? Una madre, una moglie si dedica alla crescita dei figli, che sta a fianco al marito, che dedica tutta la sua vita a questo percorso. Come facciamo a non considerarla qualcosa di prezioso e determinante per la rinascita dell'Italia? È ovvio, è il nostro DNA, è la ragione per cui siamo in campo, per opporre a politiche mortifere e contro la famiglia le politiche che fanno rinascere l'Italia, perché rinasce la famiglia, è la ragione stessa del nostro essere su quella scheda elettorale, offrire l'alternativa netta. E poiché netta, politicamente chiara, non potremmo mai stare con il centrosinistra che ha generato quelle leggi terribili di quest'ultima legislatura, peggio ancora il Movimento 5 Stelle, che mi impressiona per la leggerezza intanto con cui seleziona i suoi candidati, c'è giorno che passa senza che c'è un farabutto che devono espellere dal partito, cioè stanno battendo i record di ogni partito strutturato, sono arrivati a 14, a 14, abbiamo no uno, ce ne avete tre dei massoni nel 5 Stelle, l'ultimo accusato di riciclaggio buttato fuori ieri, più tutti quelli che erano veramente maestri, manco Totò, mandavano il bonifico e poi lo facevano cancellare 6 ore dopo, cioè Totò truffa, con congratulazioni a Alberto Di Luigi Di Maio per la fonte ispiratrice, che evidentemente è la commedia all'italiana per questo movimento politico. Non dimentichiamo neanche che è il movimento che ha tratto ispirazione da uno che giocava a fare il sacerdote e a dare al posto dell'ostia consacrata ai grilli e schiavi. Non lo dimentichiamo neanche questo. Quindi è chiaramente evidente che la nostra strada è quella di o essere un movimento di opposizione o creare le condizioni per condizionare davvero su un'agenda che c'è solo nel programma Il Popolo e la Famiglia, la caratteristica fondamentale, lo avete capito o no? È che a voler cancellare la legge Cirinnà, a voler cancellare il biotestamento, ci siamo solo noi. I programmi politici di tutte le altre forze dicono sostanzialmente: quelle leggi ormai ci sono e ce le teniamo, non le toccheremo. Chi vuole avere il cambio di pagina non ha altra scelta, altrimenti è venuto a manifestare in vano, forse non ci credeva. Ma come, per far riempire quella piazza, per riempire San Giovanni, per riempire il Circo Massimo, per farti 1.000 chilometri con i figli appresso, ci dovevi credere per forza? Oggi non essere conseguenti a quella mobilitazione e votare quelli che vogliono mantenere quelle normative è semplicemente un atto, ha detto bene Gianfranco Amato, immorale oltre che incoerente, non può essere compiuto, non ce lo possono spiegare. E quando nella prossima settimana vi diranno il voto utile, la risposta me l'ha ispirata Esther Corona. In una riunione disse: utile a chi? C'eravate, no? Adesso abbiamo capito la risposta alla domanda, Esther, ce la scrive oggi 11 in una pagina intera del Corriere della Sera. Centrodestra vuole il voto utile perché deve essere utile a Emma Bonino, ma avete capito? Utile a chi? A chi va? Va la costruzione di un governo Bonino con ministro di giustizia Buongiorno e magari all'istruzione Ivan Scalfarotto. Volete un governo così? Allora battetevi!
Perché felicità è la lotta adesso. Io ho citato Marx, ho sgravato un po'. Vabbè. Però, oh, agli offi di sinistra c'è la maglietta rossa, capito? Sono sotto. Perché il dato fondamentale, anche quando vi dicono ogni cosa contro Stadinolfi, ma mica Adinolfi si nasconde, Quello è stato, quello ha scelto d'essere, quello ha capito, l'aveva sbagliato a un certo punto, e ha cambiato strada, pagando di persona, pagando di persona. Perché quando gliene troveranno un altro, uno solo, che cambiando direzione di strada sceglie di non ricandidarsi alle elezioni e farsi 5 anni di massacro pure dal fuoco amico, quando me ne presentano un altro poi possono parlare, d'accordo? Ma devo presentare un altro, un altro. E poi possono scegliere sempre, sempre in America di votare Hillary Clinton, l'illibata monogamica che si è sposata una volta sola, o Donald Trump 3 volte divorziato. Possono sempre scegliere. Il Signore ha questo gusto dell'ironia. Ci vuole giocare sempre gli scherzi. Fonda il cristianesimo su un assassino di cristiani e forse a una lampadina fulminata fa dare una mano per fare luce in un paese caduto nel buio. Questo è banalmente questo. Banalmente questo. Anche oggi è una giornata di quelle strane, forse per la politica italiana. Gianfranco, Nicola è un pochino più abituato, mi sta accanto tutti i giorni praticamente, ma tira sempre un'aria diversa nei nostri riunioni. Chi può immaginare, no? La riunione dei club di Forza Italia con questa intensità, o di quelli di Liberi e Uguali, vedete, con la Boldrini, cioè, non te viene, cioè non. Qui soffia sempre un'aria diversa, lo chiamiamo spirito, soffia evidentemente qualcosa che vi ha portato anche oggi a fare questo viaggio, che vi porta a fare quest'ultima settimana faticosissima. Questa settimana vi diranno di tutto, le bombe saranno terrificanti e sempre peggio. Dovranno giustificare l'ingiustificabile, quindi cominceranno a inventare totalmente. L'ho preso dalla chat PDF Piemonte di Lucianella Presta, qualche spia si è messa a prendere la riga in cui gli avrei detto che non bisognava andare al bus, lo dovevo spiegare qui, e tutto quanto lo spiegheremo con l'esplicitazione di quello che si fa, con le ragioni per cui facciamo le cose, perché c'è una ragione profonda in ciò che facciamo. Non siate ingenui però, perché le trappole che vi verranno tirate, anche nelle chat, che vi invito, copio ancora qui Gianfranco Amato, ad abbandonare totalmente, lasciate perdere WhatsApp, sono tutte minchiate, è uscita da quegli ambienti, fate quello che dice il nostro segretario nazionale e qualificatelo come un ordine della dirigenza nazionale, fuori dalle chat, fuori dalla perdita di tempo, dove c'è sempre, sappiatelo, quando scrivete mezza parola, quello che vi screenshotta, che è pronto in questa settimana a fare qualsiasi cosa, uscite, e di casa uscite, perché non basta neanche oggi, perché oggi ci siamo parlati fra noi, ed è bellissimo questo teatro così pieno, vi assicuro Roma non lo vedeva da tempo, per un'iniziativa di natura politica, da tanto tempo, con questo entusiasmo poi non ne parliamo. Ma ora è il tempo che non ci guardiamo più tra noi. Adesso dobbiamo prendere, è molto semplice la campagna elettorale, guardate, è facilissima. Prendete il telefonino o l'agenda, se l'avete diciamo di formato arcaico cartaceo, avete sicuramente su quell'agenda 500 persone minimo che nella vostra vita avete incrociato, c'è il numero di telefono. Se vi siete scambiati i numeri di telefono c'è un rapporto di qualche genere che è nato, e tendenzialmente di stima, perché se ti odio profondamente è difficile, ti chiedo e mi scambio il numero di telefono. Bene, fra quei 500 vi assicuro che il 50% non sa che esiste il popolo della famiglia e una buona percentuale non considera proprio la condizione di votarvi. Sapete da dove dovete cominciare per fare questo esperimento?
dalla famiglia, partite dalla famiglia, cugini, zii, e andate a vedere se c'è qualcuno che non vota proprio la famiglia. E allora lì comincerete la vera campagna elettorale, quella vera, quella che si trasforma in voti, perché noi dobbiamo trasformare tutta questa energia meravigliosa in 1 milione di voti la sera del 4 marzo. Dicendo subito però, lo possiamo già dire perché è evidente, il popolo della famiglia sarà contato in centinaia di migliaia di persone il 4 marzo. È già sostanzialmente scritto, abbiamo visto troppe persone in giro per l'Italia perché non sia così. È un movimento con centinaia di migliaia di cattolici, di persone cristianamente ispirate, di buona volontà, a difesa dei principi non negoziabili. Il 4 marzo semplicemente comincia la propria strada come esercito, qualsiasi sia poi il risultato dell'arrivo in Parlamento o meno, che è davvero irrilevante, è irrilevante, credete. Il progetto di Gianfranco Amato, che ha un passaggio fondamentale il 4 marzo di legittimazione popolare, sono quelli che si ritrovano in 7, in 8, noi saremo una comunità di centinaia di migliaia di fratelli e sorelle uniti da un progetto comune che farà, come ha detto Don Salvatore Vitiello, bene anche alla Chiesa. Trasformiamo dunque questa energia in questo piccolo e decisivo risultato. Se non arriva questo, abbiamo fatto tutto in maniera vana. Noi siamo un po' schiavi della convegnite cattolica, no? Facciamo il convegno, siamo contenti, è andata bene, ale, tutti a casa, poi ci pensa il Signore. Paolo Zerma mi dice tutte le volte prega, 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 prega. Io ho preso ad esempio, prego sempre, Poi però so che sti famosi 5 pani e 2 pesci li dobbiamo portare. Non è una cosa che vi risolve il Signore. Bravo, si chiama ora et labora, dicevano questi famosi medievali che hanno illuminato la cultura d'Europa. Allora facciamo ora ma pure la fora, Facciamo sto la fora, perché adesso tocca stare per strada, incontrare le persone, trasformarli in consenso, fare i rappresentanti di lista, difendere i voti nei seggi dove cercheranno di rubarveli, casa per casa, territorio per territorio, comune per comune, e portiamo a compimento questo straordinario sforzo. Avremo altre occasioni mediatiche, non vi aspettate chissà che, poi ci sarà un'altra conferenza stampa lunedì in Rai dove cercheremo di dare il meglio, di darvi materiali affinché poi possano circolare, ci saranno tante piccole occasioni, oggi ragazzi, Avvenire in un articolone ragazzi, di presentazione, grazie ad Avvenire, grazie, non siamo grati, campeggiamo anche nella home page di apertura di Avvenire in questo momento. E grazie a Radio Radicale che sta trasmettendo le nostre trasmissioni, la nostra bellezza assemblea. Vi farò un piccolo inciso, perché oggi durante la rassegna stampa di Radio Radicale Marco Taradash ci ha insultati. E voglio dire a Taradash, che vota Emma Bonino, e come ho avuto modo di dire ad Avvenire oggi, io non ho nessuna stima di Emma Bonino. Lo dico con chiarezza. E sappiate un'altra cosa, che anche molti amici pannelliani di Radio Radicale non hanno nessuna stima di Emma Bonino. Sappiate, perché una che si va a prendere il simbolino di Bruno Tabacci perché non è in grado di raccogliere le firme e con un trucco partitocratico e i soldi di George Soros fa i cartelloni in tutte le stazioni di questo paese, non ha la nostra stima e non è degna di essere votata. Sappiano quelli che con Bonino stavano in galleria al Senato il giorno in cui approvavano l'infame legge sul biotestamento che ucciderà nostri fratelli e nostre sorelle per fame e per sete, che hanno la nostra politica umana e cristiana, no, perché oggi il Vangelo ci dice di amare i nostri nemici e noi assolutamente avremo questa attitudine, ma non ci dimentichiamo che sono nemici, lo dice anche il Vangelo, non ce lo dimentichiamo questo. E dunque,
caro Marco Taradas, cara rassegna stampa di Radio Radicale, se mandi un altro insulto ce lo mettiamo qui come una medaglia. Grazie. Andato adesso, perché avete capito che è una battaglia, sono forze massoniche contro di noi, schierate, forze di potere costituito contro di noi, evidentemente schierate. C'è il fuoco amico, ma posso darvi un consiglio, fregatevene, è finita quella stagione, è finita. Abbiamo vinto noi, avete vinto voi, siamo popolo, basta, finito stagione. 6-0-6-0, quindi finito il gioco. Li aiuteremo, li proteggeremo, gli daremo forza quando saranno deboli, perché questo è il ruolo che fa un popolo nei confronti dei gruppi che hanno bisogno di sostegno. Li sosterremo. Se ce lo chiederanno magari una volta con un po' di grazia, no? Che non dicono che il bus della libertà va in giro per fare campagna elettorale per il centrodestra, perché altrimenti in campagna elettorale diventa un po' dura. Ci organizziamo l'Assemblea Nazionale e diciamo di venire all'Assemblea Nazionale, sì, è abbastanza normale. Adesso pensate a cosa significherebbe per questo paese, oggi in tutti i giornali, i giornalisti, le televisioni, quando hanno cominciato a inquadrare, Gianfranco non era ancora arrivato, dicevano ma sei una marea, ma cioè, stiamo parlando di gente col pelo sullo stomaco, non è gente che non è abituata, siete una marea, non se l'aspettavano, pensavano alla riuncina, no? Dei cattolici sfigati, il 7-8, tipo davanti a Luna, la nostra scuola, dove erano tutti? Qualcuno questo è meraviglioso. Invece è una cosa un po' diversa, siamo popolo, siamo popolo. Accadde esattamente questo col Family Day. Non ci diedero una riga sui giornali, non ci diedero un minuto sui telegiornali, non sembrava che esistesse il fatto che c'era un raduno che difendeva i figli, che difendeva la famiglia. Poi arrivavamo in quel momento, ci ritrovavamo con Nicola Burbero che teneva giù i politici dal palco, questo è il merito storico di sto ragazzo. Si teneva giù perché aveva capito prima di tutto. Ci ritrovavamo con Gianfranco, ci abbracciamo, mi ricordo lì, s'aprì a un certo punto il cielo, c'erano queste cose a noi cattolici, le leggiamo come segni, non c'è niente da fare, era piovoso, qui c'era un raggio di sole, e ci dicemmo insieme, è un miracolo. E quella piazza era sterminata. Ci ritroviamo al Circo Massimo e sapete che i romani sanno che per riempire Circo Massimo serve che Totti vinca lo scudetto, cioè ogni volta di quarto di secolo, una roba del genere. Ho detto ai napoletani, padre la parola. L'abbiamo riempito ed è la prova che il popolo c'è. Noi dobbiamo solo adesso condurlo con la ragione, condurlo con l'intelligenza, condurlo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, condurlo con il corpo, giocandoci tutto quello che abbiamo adesso, con la nostra fisicità, con la fatica, perché è faticoso, alle urne il giorno 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23, dare davvero all'Italia l'occasione di voltare pagina, di aprire una stagione nuova, di aprire una stagione che sarà inevitabilmente la stagione dell'Italia migliore, dopo aver subito, come ha detto ben amato, forse la peggiore classe dirigente della storia repubblicana. Ora è tempo dell'Italia migliore, dell'Italia che crede, dell'Italia che sa sollevare gli occhi al cielo, che sa chiedere umilmente la protezione allo sguardo benevolo della Vergine Maria, che sa di essere poca cosa, perché siamo poca cosa, ma sa anche che se non lo facciamo noi in questo frangente storico non lo farà nessuno e l'Italia si perderà. E questo è il compito storico che adesso avete, è un compito di matrice storica, perché nessuno può farvi credere che se non dovesse esserci l'affermazione del popolo e la famiglia, l'Italia del 2023 sarà l'Italia in cui andremo a fare una battaglia vincente, sarà l'Italia dove sarà passata la legge Scalfarotto buongiorno, dove passerà la legge sul lutto in affitto per tutelare i Nichivendola di turno, dove passerà la droga libera,
sarà l'Italia dove l'eutanasia, usando i nostri stessi argomenti, dicendo che non si può uccidere la gente con la fame e con la sede, allora la uccideranno col petto palpitante e il suicidio assistito. Sarà l'Italia della cancellazione del diritto ad obiezione di coscienza per i medici, già l'hanno fatta qui nel Lazio. Fatemi salutare gli amici Caratelli e mia figlia Niofi, anche che è candidata alla Regione Lazio con Sergio Pirozzi, che noi sosteniamo alla Regione. Lo sosteniamo perché è stato un uomo libero, perché si è tenuto in piedi, e quando sono arrivate tutte le offerte che Nicola, Gianfranco e io sappiamo di aver ricevuto anche noi, che quando sono andati da Stefano Parisi hanno trovato uno che ha aperto la porta e ha detto va bene, è partito lo sbaracco. Quando sono andati da Vittorio Sgarbi hanno trovato uno che ha detto va bene, datemi il collegio sicuro a me, è partito lo sbaracco. Qui hanno trovato un gruppo dirigente con la schiena dritta che non avrebbe mai venduto i suoi sorelli, i suoi fratelli e le sue sorelle. E allora, e per una convenienza personale, Gianfranco e Nicola sono testimoni, lo avremmo potuto fare in molti passaggi di queste settimane faticosissime, su cui un giorno dovremo scrivere un libro a sei mani, perché ne sappiamo di robe, insomma. Sergio Piozzi ha avuto questo stesso tipo di offensiva, molto pesante, sono arrivati addirittura a fargli arrivare tramite un magistrato che fa in pensione fra tre giorni un avviso di garanzia per omicidio al sindaco che scavava con le mani ad Amatrice. Solo per questo gesto noi aiutiamo Sergio nella presidenza del Consiglio. Perché l'Italia è così, l'Italia è così, lo trovi sempre il magistrato che poi fa tre giorni va in pensione e ti inguaia e ti mette in condizioni di difficoltà. Perché tutto è connesso, è un sistema di potere connesso a doppio filo. Lo stesso sistema di potere che davanti a una legge sulla par condicio, che ci dovrebbe riconoscere appunto parità di spazio, la viola platealmente senza neanche un'autorità che dica ragazzi state facendo qualcosa di esageratamente vergognoso. Ci sono trasmissioni di programmi televisivi, ieri l'ho detto alla 7 e persino Il Fatto ha fatto un video su questo, trasmissioni di programmi televisivi dove sono stati capaci di darci zero secondi, zero, quando vige una legge che si chiama par condicio. E allora questa è davvero una vergogna, hai ragione, però dimostra cosa? Che l'autority non interviene, che i giornali sono tutti connessi, che i telegiornali sono tutti connessi, che il gruppo che domina l'informazione è tutta connessa, che la struttura imprenditoriale con i quattrini è tutta connessa, e però non si aspettano una cosa, che arriva il popolo, arriva il popolo! Domenica, 4 marzo, arriva il popolo! Diverso da tutti gli altri, sapete perché? Perché è un popolo che tiene per la mano i propri figli, è questo per cui noi ci battiamo, i nostri figli, il futuro, quello che sarà. Come detto Gianfranco Amato, siamo, non so se statisti, ma sicuramente persone che hanno a cuore le generazioni che verranno, che non vogliono vedere consegnata l'Italia alla dimensione infernale che emergerebbe se il popolo della famiglia fosse spazzato via le prossime elezioni. Questa responsabilità e questo ruolo lo svolgete in prima persona, siete i protagonisti e responsabili ora di questo passaggio storico, dovete uscire da qua sentendo pienamente questa responsabilità, chiedendo a voi stessi se avete fatto tutto quello che era possibile per rendere forte il popolo della famiglia. E la risposta la do io a me stesso, no, non ho fatto tutto il possibile. Ma domani mattina prendo un treno per andare da Paolo all'alba e cerco di fare uno sforzo in più per aiutare Paolo, ne riprendo un altro per ritornare, andare da Antonella con Ester, perché devo dare una mano ad Antonella con Ester, e poi me ne vado a Bolzano, mannaggia a te, a Giovanni, perché questi nostri hanno sempre sto genio, li danno sempre il minimo 1600 km, e questo faremo tutti noi. Nicola perdendo praticamente di vista la famiglia da tanto tempo in Sicilia, Gianfranco, lo fa un applauso a Gianfranco che ha fatto un giro per l'Italia, ma non so niente, quello che voi non capite, questo uomo qua non ha fatto nel mese di campagna elettorale, sono 5 anni che ha l'Italia,
il concolore, no, oh, no, adesso no, bravo, puta a lungo. E come ho detto alla RAI, in maniera che fosse chiaro davanti a tutti, il nonno è il ministro della famiglia in questo paese. L'ho detto palesemente. Andrò a fare la trattativa di governo, perché su quello sono il più bravo del mondo, ve lo giuro. Ve lo giuro. E non usciremo da quella stanza senza Gianfranco Amato, ministro della famiglia di questo paese. Ora però, per condurlo a quel traguardo, per condurci tutti insieme, perché lui sarà lì sempre con sto stemmino a ricordare che siamo popolo, ed è lì rappresentanza del popolo, per condurlo a quel traguardo ognuno di voi deve fare davvero più di quello che ha fatto fino adesso, molto di più. Deve arrivare devastato a casa la sera pensando: mamma mia, ma quando finisce? La buona notizia è che finisce tra 8 giorni, ecco, questo è la buona notizia. Ho detto 8, chi prova a dirmi che finisce venerdì sera gli arrivano le telefonate mie direttamente, che qualcuno sa non essere sempre piacevoli, diciamo. Si lavora fino all'ultimo minuto di lunedì, di domenica alle 23, si fa lo scrutinio e poi tipo Dorando Pedri si viene accompagnati a letto dicendo: buon risultato, chi se ne frega, io sono da dormire. Abbiamo festeggiato, Mario! Amici, dopo li festeggeremo ovviamente, sarà sicuramente un momento di festa, sarà un momento di gratitudine, ora c'è da andare ai remi. La vocale adesso è faticoso, lo sanno tanti, ma serve ritmo, serve capacità, serve sincronia, serve fare il nostro modo di essere soldati in battaglia, che ormai lo sapete è quello a testuggine, nulla a che fare con le nostre facce, abbiamo uno scudo davanti, uno scudo sopra, proteggiamo il fratello che non ce la fa in un momento, diamo sostegno alla sorella che è in un momento di difficoltà, perché sappiamo che se saremo affaticati noi saranno loro a dare a noi quel tipo di sostegno. La testuggine del popolo, la famiglia andrà avanti in questi 8 giorni, condurrà al risultato che stupirà l'Italia, ma non noi stessi, perché noi sappiamo che i 5 panni e 2 pesci li abbiamo depositati là e il miracolo può avvenire se il nostro cuore sarà puro. Grazie, grazie, grazie.